inaugurata la seconda edizione di Espace La Stanza. Laura, raccontaci un po' cosa ci aspetta quest'anno. Allora, 33 artisti, 40 opere, 4 continenti di provenienza, perché ci sono Bangladesh, dal Brasile, dalla Senegal, dalla Germania, oltre che naturalmente dall'Italia. Un compito arduo per la giuria, ci sono delle opere veramente interessanti. Abbiamo il vincitore assoluto che è si presenta come fotografo, ma è uno scultore, è uno che costruisce le sue scenografie, è veramente una persona speciale, aveva già vinto il premio dell'innovazione, Luca Bresadola. Poi abbiamo degli under 20, un altro personaggio veramente straordinario, che troviamo Sara Rocco, che ha fatto un'altra opera stupenda. Abbiamo una serie di menzioni speciali, avremo anche dei thriller accompagnati da una strana Mona Lisa ambientata qui in Alto Adige, e un pomeriggio più avanti lo comunicheremo agli organi di informazione, l'artista ci verrà a raccontare che cose strane sono successe nel corso dei secoli con questi grandi personaggi, insomma. E poi naturalmente la cosa a cui teniamo tantissimo sono le opere in cui rielabora il rifiuto. Sono le opere che pensano, che chi le ha fatte ha pensato alla sostenibilità del nostro mondo. Ecco, questo è un argomento importantissimo, ci teniamo molto, e quindi premiamo tutti gli artisti che in questo senso veramente si sono dati un grande impegno. Salviamo il nostro mondo, ma aiutiamo soprattutto i giovani artisti, perché loro sono il futuro, a loro bisogna dare una mano. Luca, congratulazioni, vincitore della seconda edizione di Espace della Stanza. Raccontaci un po' le tue opere. Beh, intanto sono tutte sculture queste. Anche queste fatte come altre opere con materiali riciclati. Sono bottiglie della Schweppes, rocchetta a chinotto, e filo di ferro e silicone della pistola a caldo. Modellate come fiori, che poi sono diventati fiori del male, un po' come diceva Baudelaire, e sono rispettivamente inganno, persecuzione e paura. E quanto tempo ci hai messo a realizzare queste opere che ti hanno portato alla vittoria? Circa due settimane per la realizzazione manuale, nel senso farle e fotografarle, preparare gli sfondi. Molto di più la fase prima di, insomma, ricerca dell'idea, convincersi che fosse l'idea anche buona e non una schifezza, convincersi ancora di più e convincersi sempre di più. L'anno scorso tu avevi già partecipato e avevi vinto una menzione speciale, quindi dai, dillo, quest'anno ti aspettavi di vincere? Aspettarmi no, ma ci speravo tanto, e non si può dire che uno si aspetta di vincere, ma ci speravo veramente un sacco. Allora io non posso che dirti che ci vediamo l'anno prossimo, quando ci sarà la tua mostra personale proprio qui alla stanza. Altro che, grazie mille.